Dramma sala Consilina. Nel pomeriggio di ieri, nel centro storico, una donna ha perso la vita nella sua casa interessata da un incendio. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando la figlia della donna, rimasta vittima, è rientrata a casa dopo il lavoro. Giunta nei pressi dell'abitazione situata in via Grammatico, si è resa conto delle fiamme ed ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. In brevissimo tempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di sala Consilina, che si sono immediatamente introdotti all'interno dell'abitazione in soccorso della donna rimasta al suo interno. L'86enne è stata purtroppo però ritrovata priva di vita. Secondo quanto emerge, pare che le fiamme si sono sprigionate dal camino che hanno lambito una coperta che la donna aveva addosso. In poco tempo l'incendio si è propagato nell'abitazione e il fumo derivante ha invaso l'intero appartamento. Non c'è stato scampo purtroppo per l'86enne che, secondo quanto si apprende, pare sia morta a seguito proprio dell'inalazione dei fumi di combustione. Sul posto è immediato l'intervento anche dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora. Momenti drammatici che i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, anche loro giunti sul luogo dell'incendio, stanno ora tentando di ricostruire in collaborazione con il nucleo investigativo antincendio territoriale, presente per le operazioni di soccorso anche gli agenti della Polizia Municipale. Sconcerto e amarezza tra la popolazione per la tragica scomparsa della donna ben conosciuta.